Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono contentissima, ma sono veramente onorata di avere qui con noi la professoressa Eda Spedicato. Ci ha fatto veramente un bel regalo accettando il nostro invito per riflettere insieme con lei su questo scenario che ci si sta presentando. Usciamo fuori da 2 anni di pandemia che ci ha messo a dura prova, in effetti, e abbiamo avuto paura delle incertezze che ci aspettavano, abbiamo avuto delle restrizioni, mancava il contatto tra di noi. Eravamo di fronte a uno scenario che nessuno si poteva aspettare. A questo ultimamente si è aggiunto un altro evento catastrofico, che è quello della guerra tra Ucraina e Russia. Ed anche questo ci destabilizza, perché per la prima volta abbiamo una guerra alle nostre porte. Tutto questo ci crea disorientamento, ma più che altro ci rimette in discussione su un aspetto. Noi forse ultimamente, professoressa, credevamo un po' di essere onnipotenti, che potevamo gestire un po' tutto. Ci stiamo rendendo conto che purtroppo non è così, che ci sono eventi che difficilmente riusciamo a gestire e che ci creano ansie, paure, frustrazioni. Gli esperti ci dicono che sono aumentati i casi di depressione, di malessere profondo, e dobbiamo cercare comunque delle risposte, anche perché dovremmo trovare la forza di ritrovare un po' la nostra bussola per aiutare e sostenere anche le nuove generazioni che hanno vissuto questo periodo in maniera piuttosto cruenta. Noi siamo, cioè l'uomo da sempre è abituato a soddisfare un po' i propri bisogni. I bisogni primari, prima di tutto, quindi il bisogno di cibo, di alimentazione, e il bisogno di protezione, quindi la salute. Adesso ambedue questi bisogni come stanno venendo meno. A questo si aggiunge che c'è un'incertezza di fondo molto marcata, e questo cosa comporta? Il fatto che non possiamo perseguire più con sicurezza i nostri obiettivi, non possiamo programmare il nostro futuro, e questo ci crea veramente uno stato di allarme. Allora, noi cosa vogliamo fare con la professoressa questa sera? Riflettere proprio su questa cosa e le chiediamo: come possiamo, professore, noi gestire i nostri stati emozionali, le nostre paure, le nostre relazioni? Come possiamo ridefinire la nostra società, che sta andando un pochino... si sta strutturando in maniera abbastanza negativa? Vediamo continuamente episodi di violenza attualmente, specialmente tra i giovani, ma anche tra le persone più adulte. Pensavamo che la pandemia ci avesse reso più forti, più uniti, più resilienti e più umani, ma forse non è proprio così. Forse questa era una falsa speranza, in effetti. Ed allora, come possiamo gestire questo scenario? Cosa possiamo mettere in campo? Ci dobbiamo rieducare in qualche modo? Ci dobbiamo rivedere singolarmente, uno per uno? Come affrontare questo stato di cose? Prima di passare la parola, però, volevo, per chi penso che tutti conosciate la professoressa Yang, non è possibile non conoscerla.
Secondo me no, non è così, perché lei è veramente una persona eccezionale. Vi dico soltanto che la professoressa intanto è stata qui a Casoli una decina d'anni fa al castello, c'era la preside Piera della Morgia, e nel corso di questo incontro, questo evento, è stato presentato un volume, Abruzzo Regione del Mondo, curato appunto dalla professoressa Spedicato e Lia Gian Cristoforo, esatto. Lei è stata una professoressa associata di sociologia generale presso l'Università D'Annunzio di Chieti, è stata componente della commissione etica del suo Ateneo, referente sempre presso l'Ateneo sia nel Consiglio territoriale per l'immigrazione della Prefettura di Chieti, sia nel Consorzio interuniversitario Alma Laurea di Bologna, di cui tra parentesi è stata anche componente del Comitato Scientifico, se non erro. È stata componente della Commissione Scientifica del CNAIFORM, componente dell'AIDU, cioè l'Associazione Italiana Docenti Universitari, e di Paidea, ed è autrice di numerosissimi... questo significa che ha una competenza altissima, soltanto questo, come di numerosissimi volumi sullo stato femminile, sull'immigrazione, sul territorio, sull'analisi del territorio, sulle donne, esatto. E quindi di conseguenza è la persona più giusta per portarci a fare delle riflessioni questa sera in questo convegno. Grazie professoressa, le passo la parola. Beh, che dire, io non ho parole perché sono stata presentata in modo forse eccessivo, devo dire, ma in modo anche molto ospitale. Mi sono state poste delle domande e io cercherò di rispondere, ma prima di rispondere ringrazio voi presenti, perché oggi è una giornata caldissima e il fatto che voi siate venuti qui, beh, vuol dire che siete coraggiosi, siete anche così interessati a discutere. Io spero che si attivi e si possa promuovere una discussione su questi temi. Beh, a molti dei quesiti ha già risposto l'assessore Di Marino, ha già risposto lei, perché ha sottolineato quali sono le criticità e le defaillance dell'oggi. È vero, noi oggi viviamo una fase particolarmente critica, ma particolarmente critica perché trova l'uomo contemporaneo anche incredibilmente fragile. Perché fragile? Non solo per la pandemia, non solo per le notizie che riguardano il contesto anche internazionale, che certo non orientano ad essere ottimisti e ad essere positivi, ma perché in un lasso di tempo molto breve, devo dire, un lasso veramente di tempo molto breve, siamo entrati, parlo dalla fine degli anni 90 e poi l'ingresso del 2000, ha veramente costituito uno spartiacque. Siamo entrati in una fase epocale, si sente la voce agli ultimi posti? Sì. Una fase epocale dai caratteri completamente diversi dal passato. Perché? Quali sono i fattori che hanno determinato questo cambio di passo che, torno a ripetere, ha fragilizzato le persone? Il primo cambio di passo è il seguente. Noi siamo stati abituati a vivere in una società che, se dovessimo definirla, diremmo che la società è una struttura. Se dovessimo usare un termine per definire la società, diremmo che la società è una struttura. Perché una struttura? Perché è una costituita da una compagine che in particolare risponde a dei bisogni fondamentali dell'uomo. Uno di questi è la sicurezza, a cui lei ha fatto prima riferimento. La sicurezza, nella scala di Maslow, uno psicologo che ha studiato appunto la scala dei bisogni, mi pare che è al terzo posto, quindi è molto vicino, dopo quelli, i bisogni primari, quelli legati alla sopravvivenza, c'è la sicurezza. Quando la società era una struttura, e la società è stata una struttura fino veramente a pochi anni fa,
forniva agli individui, soprattutto ai nuovi al mondo, quali fossero le norme, le regole, gli orientamenti all'interno dei quali situarsi. Ciascuno di noi è un animale culturale. Questo ce l'hanno spiegato soprattutto gli antropologi. Se noi non vivessimo in un contesto che promuove la socializzazione, cioè l'apprendimento delle regole sociali, noi cammineremo ancora a quattro zampe. Non saremmo bere, lapperemmo l'acqua come fanno gli animali e non avremmo assunto la posizione retta. Che vuol dire essere animali culturali? Vuol dire che noi abbiamo una capacità, i nostri bisogni innati sono limitatissimi, tutto il resto è effetto della cultura, effetto della socializzazione. Dunque una società che viene, si compagina come struttura, presenta dei perimetri molto, molto precisi all'interno dei quali situarsi, anche perché è dotata di agenzie di socializzazione, ovvero di agenzie di soggetti che sono deputati ad insegnarci determinate regole, determinati modi di comportamento, da quelli più semplici a quelli più complessi. Il bambino dentro casa è socializzato dai suoi genitori. E fino a qualche tempo fa la famiglia, o meglio le famiglie, pur nella loro diversità, ossequiavano dei codici comportamentali sostanzialmente simili. C'erano delle varianti, c'erano delle differenze. Pensiamo alla famiglia aristocratica, o la famiglia contadina, o la famiglia borghese, però c'era per esempio l'ossequio a una norma, quello del nome familiare. Si insegnava molte volte al ragazzino già piccolo non solo ad essere composto, non solo a comportarsi in un certo modo, ma anche a non mettere in discussione il nome della propria famiglia. Voglio usare un termine desueto, l'onore familiare. C'era l'idea dell'onore familiare, se ho un cognome, questo cognome in qualche modo lo devo onorare. Può sembrare un elemento marginale, ma un elemento fondamentale. Perché? Perché in qualche maniera attiva il tuo superego, il tuo superio, a comportarti in una determinata maniera che continui ad ossequiare delle norme. Molte volte le norme sono pesanti da ossequiare. Però poi ci si accorge, soprattutto quando si passa dall'età infantile a quella adolescenziale, a quella matura, che quelle norme hanno funzionato. Perché sono quelle norme che ti hanno riparato anche da tante unghiate della vita. Noi ne subiamo tante di unghiate da parte della vita, ma se tu robustisci la tua identità attraverso degli elementi che diventano fondamentali per te e che tu ti porti dietro, pensiamo a un elemento, perdonate se apro una parentesi, ogni tanto apro le parentesi, se ne apro troppe la prego di fermarmi, la memoria di un posto, di un luogo, dell'ambiente in cui siamo nati. Guardate che la memoria dell'ambiente che ha fatto parte della nostra storia, della storia della nostra famiglia, oggi non è quasi più coltivata da nessuno. I sociologi usano un termine per definire l'uomo dell'oggi, dicono l'uomo è dislocato, è molto più presente la figura del soggetto dislocato, ovvero il soggetto che può vivere ad Atessa, può vivere a Casoli, può vivere a New York, può vivere a Londra. Perché è dislocato? Perché non si affeziona al posto in cui sta, perché non ha memoria della sua storia, non ha memoria della sua città, non ha memoria del suo ambiente. Guardate che il soggetto dislocato, moltiplicato, crea una società sempre più fragile, che non sa opporsi agli urti della vita. Non so se voi siate d'accordo o meno, se non siete d'accordo ditemelo, perché qualcuno può alzare il dito, può dire essere d'accordo e iniziamo la discussione. Ma il soggetto dislocato è anche un soggetto che non ha storia, quindi non ha memoria e quindi non attiva tutte quelle risorse che anche nel momento della solitudine in qualche maniera lo riparano,
da una serie di defaillance molto gravi. Io sono convinta che molte delle persone che sono sole, che hanno vissuto una solitudine imposta, ecco, la psicologa qui presente, la dottoressa qui presente, sa meglio di me che c'è una differenza tra l'isolamento e la solitudine. La società di oggi punta all'isolamento e quindi è imposta, ma la solitudine è qualcosa che molte volte si sceglie. Quindi noi abbiamo vissuto l'isolamento, non la solitudine, perché sono due cose completamente diverse. Ma diciamo che chi ha vissuto l'isolamento senza avere memoria da dove, di quello che è, della sua identità, della sua storia, beh, ha vissuto sicuramente peggio di colui che invece avviva questa consapevolezza. E noi viviamo in una realtà che appunto non ha più una struttura, questo è solo un esempio che vi ho fatto, viviamo in una realtà sociale che somiglia sempre di più a una rete. Il termine rete oggi è diffusissimo, si usa la rete con la R maiuscola, usiamola con la R minuscola. La società che diventa una rete diventa una società ancora più fragile di quanto non si possa supporre. Perché? Perché la rete si muove, la rete ha tanti vuoti, e una società che si trasforma in una rete è una società che non tiene a mente quelli che sono degli elementi fondamentali della realtà sociale. Uno di questi è l'appartenenza. Una società che si trasforma in una rete non cura il senso di appartenenza. E non curare il senso di appartenenza significa dismettere tutti quegli elementi che in qualche modo ti possono accompagnare nel tuo percorso esistenziale. Per esempio, il soggetto, la realtà che si trasforma in una rete, non solo non promuove la storia, la memoria di quello che siamo, di dove siamo e di quello che dobbiamo fare per l'ambiente nel quale abitiamo. Anche qui apro un'altra parentesi, perdonate, credo che ciascuno di noi si sia accorto che, a caso che ho visto di no, perché non ho camminato a lungo, però sarebbe da fare una passeggiata, però le città piccole ancora mantengono un loro decoro. Ma vi sembra una cosa giusta che nella capitale d'Italia circolino i cinghiali? Che nella capitale d'Italia ci siano monti di immondizia di fronte anche ai ristoranti? Vi sembra una cosa giusta? Non è una cosa giusta. Eppure la società che si trasforma in una rete addomestica, abitua anche a queste realtà così scomposte, così degenerate, così negative. Se invece io ho memoria e ho rispetto della mia storia, io pretendo che il contesto nel quale abito ossequi delle norme di rispetto. Vi pare una cosa di poco conto? Io credo che sia una cosa molto importante, perché nel momento in cui noi ci abituiamo a essere soggetti nomadi, perché c'è una forma di nomadismo culturale, noi giriamo il mondo, non ci affezioniamo a niente, e se uno poi dovesse, nei momenti di silenzio, di solitudine, fare un po' una rilettura di se stesso, si accorgerebbe che forse ha scritto la propria storia sull'acqua. È terribile aver scritto la propria storia sull'acqua, perché scrivere la propria storia sull'acqua significa scomparire completamente dall'ambiente. Voi potreste dirmi, ma queste cose cosa c'entrano con i quesiti che mi sono stati posti dal vostro assessore? Beh, io credo invece che abbiano senso, perché segnalano in primo luogo che appunto siamo entrati in una fase della nostra storia, della nostra civiltà, che rende sempre di più le società come reti, quindi flessibili, quindi modulari, quindi disponibili a essere costantemente rivisitate. Avete notato che uno dei tratti prevalentemente dell'oggi è quello dell'accelerazione. Tutti sono accelerati. Anche nei momenti di pausa c'è sempre quello che non ha tempo, poi le cose le dici dopo. Non c'è più quel piacere
del perdere tempo, che significa anche in qualche maniera acquistare il tempo, che si aveva prima, la sosta, che ha un senso. C'è un, ne parlavo prima venendo con l'assessore in macchina, un preside che io stimo molto, chiamo preside intenzionalmente perché dirigente scolastico non mi piace, mi sa tanto di proposta mercantile, economica, non lo so, mi piace più l'idea del preside. Un preside è stato preside di Atessa, Nando Cianci, non so quanti di voi lo conosco, secondo me è una persona bellissima, non solo perché scrive in un modo stupendo, ma perché lui tra l'altro è un fautore della filosofia a passo d'uomo. Ecco, noi dovremmo recuperare il camminare, perché il camminare ci fa conoscere i dettagli. Ecco, la società che si trasforma in una rete elimina dal proprio orizzonte anche la cura del dettaglio. Ma state attenti, l'assenza della cura del dettaglio produce inciviltà, e se certe città sono degradate è proprio perché non curano più i dettagli, perché in qualche maniera il sentimento della premura, dell'attenzione, del civismo si è completamente corrosa, anche di più corrotta, per cui non ci accorgiamo neanche più di quanta importanza abbia l'elemento marginale, l'elemento minimale. Ma non dimentichiamoci che la società non è morale o immorale in sé, la società è fatta da tanti soggetti che sono morali o immorali, la colpa è nostra, la colpa è del singolo, è di colui che non tiene più conto dell'ambiente in cui vive e della cura che dovrebbe riservare all'ambiente in cui vive. Torno a ripetere, non è una questione di età, è una questione importante. Ma quando è che la società si è trasformata, si è trasformata in una rete? Qual è il processo che in qualche maniera ha prodotto questo cambio di passo epocale? Beh, una parola che adesso forse si sente meno perché ci siamo abituati a usarla, ed è quella di globalizzazione. Beh, i primi teorici della globalizzazione risalgono, voglio dire, io parlo del campo mio, della sociologia, negli anni 90 già si parlava, già c'era qualcuno che allertava, soprattutto un sociologo tedesco, Ulrich Beck, allertava sugli elementi negativi della globalizzazione. Ma che cos'è la globalizzazione? Beh, la globalizzazione è quel processo che in tempi brevissimi intanto ha rattrappito il mondo e ha anche rattrappito il tempo, perché ha velocizzato il tempo e nello stesso tempo ha reso il mondo sempre più vicino, perché noi siamo in grado, soprattutto attraverso le tecnologie mediali, ad essere per esempio in Ucraina e vedere quello che succede, a vedere quello che dice Biden negli Stati Uniti, a tener conto delle repliche che Putin può fare dalla Russia. Ma questo è un elemento positivo, potremmo dire, certo, perché il mondo può essere maggiormente a portata di mano. Ma state attenti, se noi andiamo ad assuefarci a questa capacità da spettatori però di vivere realtà altre, noi rischiamo di far nostra, pur di far nostro proprio il ruolo di spettatori permanenti. E noi siamo degli spettatori permanenti, perché pensate un po', vorrei fare una riflessione con voi. Lo spettatore in genere è un soggetto che si trova di fronte a delle vetrine dalle quali apprende determinate cose, ma quando la vetrina è costante, permanente, è, possiamo dire, quotidiana, e noi viviamo in una vetrina che è quotidiana, noi andiamo ad assuefarci a questa vetrina, per cui cogliamo solo gli elementi più vistosi, anche gli elementi di propaganda di quello che ci viene proposto, ma non quello che c'è dietro. Io per esempio sentivo, non so se avete avuto modo di assistere a quella uscita di Putin
nello stadio di Mosca, dove erano presenti tantissime persone. Io quello che ho sentito dire poi in giro, un elemento che è rimasto fisso nella memoria di molti, era il piumino che costava non so quanti soldi. Ma vi dite voi a noi che ci importa del piumino di Putin? Forse quello che ha detto, io avrei voluto fare un tipo di indagine, ma che ha detto Putin? Vi ricordate che ha detto? No, non si ricorda, si ricordano del piumino. Perché? Perché la società che diventa una rete, la globalizzazione che rattrappisce il mondo e che in qualche maniera i tempi e ci fa vivere tutti in contemporanea, non ci abitua più a distinguere ciò che serve da ciò che non serve, ciò che è razionale da ciò che è irrazionale, e punta tutto sull'emotività del soggetto. E non so se voi siate d'accordo su questo, ma questi elementi che cosa producono a livello generale? Beh, producono una serie di distorsioni molto molto importanti. Io prima, e perdonate se ogni tanto faccio queste divagazioni, vi seguite oppure devo procedere? Guardate che io mi so preparare gli appunti, ce l'ho qua, però se li leggo forse è peggio. Io parlavo di socializzazione. Quali sono gli agenti fondamentali della socializzazione? Qui rispondo a quanto vi diceva prima l'assessore. E non dico l'assessore intenzionalmente, lo faccio apposta. Consigliere, perché anche oggi c'è il problema femminile, tante volte diventa un problema nominalistico. Il problema femminile non è un problema nominalistico, è un problema culturale. Quindi perdonate se io dico così, perché mi viene spontaneo, mi piace anche c'è avvocato, questo si chiama avvocato, fai l'avvocato, no, mi chiamano. Sì, mi chiamo professoressa, però quando dico docente io non scrivo docentessa, perché non esiste nel professore, quindi è un docente, quello è maschio, non importa. Il problema è come interpreti il ruolo, ecco il problema dei ruoli. Dunque, la prima agenzia di socializzazione è la famiglia. Ma oggi si può parlare di famiglia o si può parlare di cespugli di famiglie? Oggi noi abbiamo una realtà che è completamente cambiata. Ovviamente ci sono tanti elementi che possono portare alla frantumazione della famiglia o a delle anche forti turbulenze familiari, e queste vanno ovviamente modificate. Al limite bisogna anche decidere di dividere la famiglia se è impossibile la convivenza. Il problema è come però si gestisce anche la per esempio come si gestisce la separazione o come si gestisce il divorzio, ma soprattutto nelle prime fasi di socializzazione che ruolo svolgono i genitori? Guardate che è un ruolo importantissimo, col fatto che qui c'è anche l'intervento di uno Stato che non è stato attento a tutelare il lavoro della donna e a tener conto che mettere insieme due ruoli, quello extradomestico e quella domestica, è molto pesante, quindi qui c'è una latitanza, l'ha detto, della politica. Ma è pur vero che c'è anche oggi una sorta di vistosa disinvoltura per quel che attiene l'educazione del bambino. Il bambino è un soggetto fragile e noi oggi viviamo nel terzo millennio, il nostro bambino somiglia un po' al bambino medievale, a un bambino senza rete, verrebbe da dire, lo dice la Oliverio Ferrari, su una frase molto bella, il bambino senza rete, cioè un bambino che viene adultizzato anzitempo, precocizzato ad assumere ruoli che la sua età fisiologica non gli permettono di assumere. E questo è gravissimo, perché noi assistiamo a uno strano paradosso: il bambino si adultizza anzitempo e il genitore diventa sempre più adolescente, cioè copia sempre più il costume dei propri figli. E questo non funziona. Quando io sento dire tante volte faccio l'amica di mia figlia o faccio l'amico di mio figlio, beh, quello secondo me è un padre che rischia di fallire il proprio ruolo, perché gli amici si scelgono e i genitori uno se li trova. Allora però il genitore che uno si trova deve anche ossequiare certe norme, per esempio educare a un concetto che oggi è completamente dismesso. Lei prima parlava di libertà, quella libertà si associa sempre a un altro concetto che è quello di responsabilità.
Perché la libertà che viene usata in modo fondamentalista, ovvero io faccio quello che mi pare e non tengo conto di chi mi sta a fianco, non è libertà, è licenza. E un tipo di libertà intesa come licenza ha bisogno di un altro, dell'uso di un altro vocabolo che oggi è dismesso, quello della sanzione. La sanzione è stata abolita dal nostro vocabolario, perché la sanzione, soprattutto in età infantile, sembra che non debba avere luogo. E invece in certi casi deve avere luogo. Pensiamo al bullismo. Molte volte gli episodi di bullismo vengono intesi dai genitori come una ragazzata, e no, il bullismo non è una ragazzata, perché il bullismo è un gesto intenzionale di fare del male a un altro, è preciso. Non è qualche volta uno può essere aggressivo, ma c'è un'aggressività etica tante volte che serve, perché io, se io replico un insulto che ritengo immotivato, è giusto che io sia aggressivo. Quella è un'aggressività di tipo etico, che va a rimettere a posto delle norme. Il bullismo no, il bullismo è una forma di violenza intenzionale finalizzata a fare del male a qualcuno, non è una ragazzata. E non si può ritenere che in quel caso non esista la sanzione. Da qualcuno la sanzione viene intesa come una sorta di rappresaglia gratuita, non è una rappresaglia, è una sanzione che educa l'altro ad assumersi le proprie responsabilità fin da quando è piccolo. D'altronde noi veniamo da una cultura, la cultura contadina, in cui le responsabilità i ragazzini se le prendevano da piccolissimi, perché se c'era uno più piccolo e il più grande aveva 5 anni, accudiva quello che ce n'aveva 3, perché in qualche modo c'era una linearità nella assunzione di responsabilità che dava la famiglia. Queste cose diventano una sorta di impronta che uno si porta dentro, e se la porta dentro fino alla fine del proprio percorso esistenziale e guida il suo fare. Oggi noi ci troviamo in una realtà in cui certi atteggiamenti legati per esempio all'educazione, legati al civismo, che si imparano in famiglia, perché è lì che diventano impronte che ciascuno di noi si porta dentro, vengono completamente saltate per i motivi più diversi. Alcuni sono anche motivi spiegabili, però la cosa importante è che in qualche maniera si ponga un freno a certe realtà che rischiano altrimenti di creare dei soggetti corrotti. Perdonate se uso questo termine, perché è corrotto il soggetto che non sa più interpretare il ruolo che ha all'interno della società. Oggi assistiamo, sempre a seguito della società che si è tradotta in una rete, non c'è più la distinzione tra il ruolo e la persona. Uno ritiene di poter combinare le due cose non sono combinabili, perché io non posso entrare in chiesa con il Bermuda. Perché è giusto che se entro in chiesa con Bermuda il parroco mi cacci via, c'ha ragione. Perché? Perché non è così, perché la si impone un ruolo altro, che è quello importante. Io vi chiedo, non so se vi sto annoiando, vado avanti? No. Poi se vi alzate tutti io finisco su. Voglio dire, ci sono queste cose che non sono cose di dettaglio, sono precisamente quegli elementi che poi ci servono per interpretare il mondo nel quale noi ci muoviamo. Perché uno degli intenti della globalizzazione, dei processi di globalizzazione, o meglio, uno degli intenti dei globalizzatori è precisamente quello di rendere i soggetti tutti più omologhi, tutti più uniformi, sempre meno razionali, sempre più gestibili e sempre più guidati dalla pubblicità, da quello che in qualche maniera il mercato pubblicitario ci offre. E ci cadono tutti. È difficilissimo che ci sia qualcuno che si rende conto che forse sta sbagliando. Un esempio:
quanti ragazzini di 11-12 anni che vanno ancora alla scuola media dispongono di un cellulare che costa 500 euro, 600 euro. Allora uno dice, oh, mi sono trovata con una cosa, perché questo va in giro con questo affare che costa così? Invece ce l'hanno tutti. Che ci fa un ragazzino con un cellulare che costa tanto? Non si sa. Probabilmente lo può usare dopo, e speriamo di no, per chattare con qualcuno che attraverso le foto che mette in rete può ottenere qualche guadagno per comprarsi la borsetta firmata o qualche altra cosa. E voi capite bene che questo è un cambio di passo grande, che però significa anche che non c'è nessuna forma di assistenza permanente di ciò che si fa e di ciò che si promuove all'interno della famiglia. Qui potrei veramente diffondermi a lungo, ma taglio e mi fermo su un altro elemento fondamentale, quello che è la socializzazione, che chiamiamo secondaria, ma che in realtà è primaria, che è quella che ci offre il sistema scolastico, il sistema formativo. Beh, il sistema formativo, quelli che hanno la mia età hanno vissuto una scuola in cui ancora quando entrava la maestra ci si alzava in piedi, si stava con le spalle dritte, si tenevano i gomiti vicino al busto, quando arrivava qualcuno ci si alzava in piedi, si era diligenti, soprattutto si andava a scuola con pochi libri. Si andava a scuola con pochi libri, però stranamente la mia generazione parla meglio di tanti di quelli che vanno a scuola con una sorta di troller che si portano appresso pieni di libri che non si sa fino a che punto vengano letti. Perché nella scuola, sapete che cosa sta provando oggi? C'è un libro bellissimo che ha scritto qualche tempo fa una mia collega sociologa della comunicazione romana che insegna all'Università di Catania, ha scritto un bel libro per la Franco Angeli che si intitola L'Italia dell'ignoranza, e lei ha avuto modo di constatare tra i suoi studenti universitari che non solo c'è una povertà lessicale sempre più vasta, ma soprattutto una non conoscenza delle cose. Lei ha fatto un esempio, vi dico due o tre che sono bellissimi. Alla domanda chi sono i gesuiti, i suoi studenti hanno risposto i seguaci di Gesù. Cosa? Chi è Mao? È il diminutivo di Maometto. Chi sono i colletti bianchi? I medici e gli infermieri. Allora, voi mi dite, non dicesse, non facciamo i regionalistici, però erano quelli di Catania, no? Perché insomma, la Sicilia è una regione di altissima cultura. Ma uno che dice questo vuol dire che un libro di scuola non è mai aperto. Oppure semplicemente va a Roma e invece che andare a visitare la chiesa dei Gesuiti, appunto, non sa che è uno degli ordini più importanti che hanno fatto la politica del mondo, mica dell'Italia, del mondo l'hanno fatta. Non lo sanno. E allora poi alla fine c'ha una laurea. Come la spende la laurea? In modo meccanicistico. Cioè fa solo quelle cose che gli servono per il suo lavoro, tutto il resto è silenzio. Poi ci si chiede perché le famiglie si sfasciano. Scusate, ma un rapporto di coppia se non è fertilizzato dal dialogo, se non è fertilizzato da quegli elementi che stimolano a creare prossimità e vicinanza, come si regge? Dopo i primi momenti in cui c'è l'innamoramento e l'amore di coppia non si trasforma in amicizia, cosa resta della coppia? Quale tipo di educazione svolge quella coppia? Niente, pochissima. L'essenziale, il minimo indispensabile, con il rischio che le persone socializzate da costoro non sappiano niente, vivano in un mondo in cui vivono da sonnambuli. Ecco, un altro termine che la società trasformata in rete ha prodotto è il sonnambulismo del quotidiano. Ditemi voi se dico una frase sbagliata. Ma molti di noi sono solo, qualcuno usa il termine zombie. Lo zombie lo usano a proposito di quelli che stanno sempre con lo smartphone in mano,
che avranno tra un po' tutti la gobba e quindi faranno la fortuna dei fisiatri e di chi manipola le schiene. Io ho un po' di gobba, ce l'ho, però non per questo, perché ho l'artrosi, quindi è una cosa un po' diversa. Ma quelli che stanno sempre con lo slide, che guardano, vedete, io vedo delle coppie che girano insieme, non si sa che si dicono, non so, cammina, ognuno guarda la cosa sua. Boh, è una coppia, non si sa. Cioè sono delle monadi che si muovono insieme. Altro elemento, noi viviamo in un mondo di monadismo diffuso, quindi non solo di sonnambulismo, ma anche i soggetti che in realtà non hanno niente da dire, una sorta di vita vegetativa. Allora dicevo, l'intento dei globalizzatori è proprio fare questo. Perché? Perché c'è una globalizzazione delle menti, c'è una globalizzazione dei mercati, c'è una globalizzazione della politica. Gli stati-nazione non esistono più. Gli stati-nazione non esistono, e lo stato-nazione è importante. Perché? Perché in fondo le forme di globalizzazione ce l'avevano in mente già i greci e già i romani. Cioè quello di condensare il molteplice nell'uno. Sono finiti male tutti e due. Pensate all'impero di Roma, enorme. Si è sgretolato. Perché? Perché c'è importanza della diversità, ma la diversità bisogna saperla gestire, bisogna saper negoziare con la diversità. Ed è ciò che noi oggi non sappiamo fare. Usiamo un altro elemento fondativo, anzi fondamentale e sostanziale, anche se negativo, che è la violenza, che è l'aggressività, non l'aggressività di tipo etico, proprio quella negativa. Perché? Perché non sappiamo più negoziare, non sappiamo più, andare alla ricerca di quell'elemento che consenta a diversità di consonare per un fine comune. Anche qui mi piace citare Franco Ferrarotti, che negli anni 80 ha scritto un libro bellissimo intitolato L'ipnosi della violenza, in cui diceva che la violenza ha questo di terribile, di disumano, lo ricordo a memoria: interrompe il verbo, interrompe la parola, reifica l'uomo, cioè l'uomo è ridotto a cosa? Noi oggi siamo ridotti a cosa? Allora, per tornare alle domande che mi aveva fatto Anna, e ci troviamo a questi elementi, assieme alla socializzazione determinata dal sistema massmediale, che è importante perché consente di rimpicciolire il mondo, consente di avere informazioni, consente di lavorare a distanza, consente di fare tante cose, ma consente pure di creare delle agorà che sono del tutto insensate. Per esempio, un'altra cosa che si è persa, sia a seguito della società che si è ridotta in rete, sia a seguito della globalizzazione, sia del sistema mass mediale, che per esempio un termine fondamentale per il civismo, che è la convenienza delle azioni, è completamente saltato. In certe agorà online, sono contrassegnate da insulti, cattive parole, e soprattutto viene squadernata la propria intimità. All'intimità aveva un senso, torniamo al discorso della socializzazione, del civismo e della cultura, della civiltà meglio, non so dire, ma della civiltà. Io ci sono delle cose che fanno parte solo della mia storia, solo della mia vita privata. Noi stiamo creando, in aggiunta alle cose che ho detto di tipo negativo, poi ne troviamo qualcuno di tipo positivo, una sorta di società di guardoni in cui andiamo solo a renderci conto delle pruderie che fanno gli altri. Interessa? Bah, non si sa, secondo me non dovrebbe interessare, però interessa. Ma se queste cose si moltiplicano e se a queste cose in qualche modo non si mette un freno, insomma non si dice curiamole, correggiamole, perché rischiamo altrimenti di perdere quegli elementi fondamentali che fanno parte del nostro essere uomini. Cerchiamo tutti quegli elementi che funzionano da collante, pur mantenendo le diversità, perché guardate che le diversità sono importantissime, perché solo il confronto con l'altro, col diverso da me, mi permette di cogliere quelli che sono anche i miei difetti.
qui la cinematografia, soprattutto quella della fantascienza, si è sbizzarrita da tantissimo tempo, ma qua non vi trattengo su questo. Ma quello che vi voglio dire è che noi, forse ho parlato troppo, vorrei chiudere, perché mi piacerebbe che qualcuno dicesse la sua, con una frase di George Steiner. Steiner è mancato da poco, è stato uno dei critici letterari di origine ebraica, un francese tra i più famosi. Dice che noi dovremmo essere gli invitati della vita, noi dovremmo imparare a essere gli invitati della vita. Chi sono gli invitati della vita? Sono come quelle persone che vanno, quando vanno, sono ospiti di altri, rendono quell'ambiente più accogliente con la loro presenza, cioè lo rendono più ricco, più stimolante, più incuriosito da ciò che un ospite ti ha portato dentro. Se noi in quella casa, se facessimo nostra questa norma, sentirci gli invitati della vita, noi dovremmo cercare di rendere l'ambiente in cui ci muoviamo più bello di come l'abbiamo visto la prima volta in cui ci siamo entrati. Siamo capaci di renderci, di diventare invitati della vita. Se non lo fossimo, per esempio, un altro elemento che oggi è vistoso e che spiace constatarlo, perché anche in questo caso corrompe la realtà nella quale ci muoviamo, oggi non esiste più il cittadino, perché il cittadino aveva delle norme da seguire. Oggi c'è l'abitante che è perversa, l'abitante non ha cura dello spazio che abita, si limita semplicemente a attraversarlo. Tutti quelli che buttano le mascherine in terra, qui non ci sono, ma già a Chieti ce ne molti, oppure quelli che parcheggiano di fronte alle isole ecologiche, come si dice, sono abitanti, non sono cittadini, perché se io poi non posso buttare la mia immondizia, butto le cose per terra, sono un abitante. Cioè, in poche parole, per usare un termine più ruvido, ma forse più proprio, sono un selvaggio, perché vuol dire che non ho cura, non ho tutela dell'ambiente nel quale io vivo, e che dovrei invece renderlo, come diceva Steiner, dovrei essere invece un invitato della vita. E per chiudere, qua chiudo veramente, perché sennò un concetto me ne tira l'altro, poi mi dovete cacciare via, poi adesso vado via. Vorrei citare un altro personaggio che a mio avviso è molto interessante, che a mio avviso si attaglia bene a quello che diceva, che mi si chiedeva prima. Vedete che la fragilità dell'uomo poi si declina in tanti modi. Noi siamo soggetti molto fragili perché non siamo stati educati in qualche maniera. Pensate a quello che dice: no, il vaccino non serve, si diceva prima, il vaccino non serve perché ti fa morire, così via discorrendo. Sei medico tu per dire che il vaccino non serve? Non lo so, perché ci sono molte persone che in modo protervo asserivano che certe cose non si dovessero fare, tranne fare gli untori con le persone che avvicinavano. Allora, questo significa assenza di norme di civismo, per esempio. Ma questa è una parentesi. Vorrei citare, proprio per chiudere, perché oramai ci siamo, per chiudere, per un suggerimento che mi sento di fare accanto a quello di Steiner e degli invitati della vita, uno di Zygmunt Bauman, che è un altro autore citato, almeno citato a lungo, è colui che ha usato per la prima volta il concetto di società liquida, di mondo liquido, il quale dice che noi dovremmo sostituire alla filosofia del cacciatore quella del giardiniere. Vi dico solo questo e chiudo. Lui dice che la nostra società, dalla realtà più arcaiche a quelle più moderne, ha attraversato tre fasi. La civiltà del guardiacaccia. Che fa il guardiacaccia? Il guardiacaccia non interviene nell'ambiente in cui che deve in qualche maniera, che è portato a, di cui è portato a muoversi. Non interviene perché si accorge e può segnalare che ci sono degli alberi caduti, oppure che una specie animale forse ha sconfinato in un'altra area dove dovrebbe essere. Cioè, il guardiacaccia non interviene, può segnalare le cose. Dice: noi viviamo oggi nella
abbiamo fatto nostra la filosofia del cacciatore. Che fa il cacciatore? Il cacciatore si muove disinvoltamente nella zona di caccia, uccide quanti animali più può, in fondo ci sono molte specie che in un lasso di tempo abbiamo distrutto, sono moltissime. Pensate per esempio nel parco del Gran Paradiso, i Savoia quando andavano a caccia avevano sterminato non so quanti stambecchi, erano quasi all'estinzione, perché si andava a caccia. Il cacciatore quando non trova più selvaggina nel luogo che ha oramai desertificato va in un altro posto e continua con la stessa nota. Quindi prima o poi rende il mondo un deserto, esattamente quello che ha fatto l'uomo dell'Occidente, non solo in Occidente ma fuori quando è andato a colonizzare altre realtà, per esempio sconciando paesaggi, panorami, tirando su palazzi in ambienti in cui non potevano essere, e così via discorrendo. Vi cito solo questo: una città come Chieti c'è una nota che ci lascia Montaigne nel 1500. A Chieti non è passato, però voleva passare a Chieti perché pare che da Chieti si potesse avere la visuale di un paesaggio tra i più belli d'Europa. A Chieti non c'è più il paesaggio perché l'hanno circondata da mura, adesso è circondata da palazzoni, per cui il primo impatto con Chieti sono dei palazzi, tra i quali spicca uno che è molto elegante, color pervinca, che è una cosa tremenda, perché uno trova quello pervinca che è una cosa mostruosa. Ecco, lì c'è un'incuria di tutti, non solo di quello che ha tirato sul palazzo, non solo di quelli che l'abitano, non solo delle amministrazioni che hanno consentito uno sconcio del genere. Perché? Perché come si fa a tirare turismo anche in una città che non sia armoniosa? Perché si va nelle città armoniose e in quelle disarmoniche non c'è? Forse ci va, perché io voglio vedere il bello. Siamo educati all'estetica del bello, stiamo perdendo anche l'estetica del bello. E qui chiudo. Dovremmo far nostra la filosofia del giardiniere. Ebbene, il giardiniere c'ha un progetto. Ciò che oggi, quando ha il progetto, è chiaro che seleziona i fiori o gli arbusti che non fanno parte del giardino e quelli che non devono far parte. Direte voi, è una visione selettiva del mondo? Una visione poco democratica? No, perché poi si possono trovare altri spazi. Però se io voglio costruire, ho un progetto e voglio rendere una realtà più vivibile, io sono costretta a fare delle scelte. Delle scelte alle quali sono chiamati tutti, con le quali si può ragionare, si possono negoziare, ma io devo curare un progetto. Le domande che mi sono state poste prima risponde soprattutto a questo: noi non abbiamo più progetti, noi ci muoviamo senza progetti, e quando ci si muove senza progetti non solo collassa la società, ma collassa insieme con la società l'individuo, perché non ha più punti di orientamento e soggetti e società continuamente disorientate sono anche realtà disorientanti che modificano completamente l'assetto che noi conosciamo. Se vogliamo mantenere integri questi nostri paesaggi, dovremmo creare quelle forme di cittadinanza attiva che promuovano le scelte delle amministrazioni, della politica, ma che siano proposte colte, non siano proposte in cui domini o lo spazio per una vetrina personale, perché molte volte sono solo spazio per vetrine personali, ma soprattutto in cui si dà spazio al laissez-faire, al lassismo in tutte le sue versioni. E il lassismo è il collasso della realtà sociale nella quale ci muoviamo. Grazie. Bene, penso che... Non so se ho risposto. Sì. Il discorso potrebbe andare molto oltre, perché lei ci affabula proprio, nel senso che è un piacere ascoltarla. Allora, ci sono domande?
se non so, se ho ancora domande vuol dire che vi ho abbattuto, ho fatto delle cose terribili, non siamo stati. Eccola, bene, arrivo con il microfono. Non è una domanda, in relazione all'ultimo aspetto che ha trattato, volevo dire una frase che spesso dice mio zio: se uno non sa dove andare, non arriva mai. Lui spesso dice questo, e quindi si ricollega alla questione del progetto, eccetera. La ringrazio molto, è il corollario a quanto detto, è vero, manchiamo di direzioni. Ecco perché il soggetto dislocato, il soggetto che si muove in modo erratico e non ha una meta, ecco, noi dovremmo, e guardate, l'uomo è una macchina meravigliosa, noi ci rendiamo conto delle potenzialità che abbiamo. L'unica che abbiamo in parte ottusa è proprio la ragione. Anche qui noi tante volte amiamo, approviamo la sconclusionatezza, pensiamo alla comicità. Ci sono delle comicità oggi che sembrano quasi insensate. La comicità deve promuovere il sorriso e la risata, ma promuovere il sorriso e la risata significa che dietro c'è una costruzione colta che la promuove, che non è una cosa. Oggi noi abbiamo queste cose sbavolate perché uno fanno ridere nessuno, tranne quelli che forse sono avvezzi a questo tipo di comicità. Quindi è proprio, noi abbiamo un sacco di potenzialità, dobbiamo tirarle fuori tutte. Dentro e fuori casa, la scuola e l'università hanno un ruolo importantissimo. Io non vi dico niente di certi studenti universitari che no, sapete cosa manca anche perché noi gliela abbiamo, forse qui è colpa molto della generazione adulta, non ha trasmesso un altro elemento fondamentale che è la passione. Perché quando uno ha passione per fare le cose, trova tutte le energie, anche quando non si legge in piedi, però le trova. E la passione, peraltro, è molto contagiosa, è come la pestilenza, è contagiosa, e se ti trovi una persona appassionata, è difficile che in qualche maniera non trovi l'uscio, questa passione, per entrare anche in te. Ecco, noi dobbiamo essere appassionati a quello che facciamo, allo spazio che viviamo, e cercare di contribuire in tutti i modi. Perché quando si dice la società non è morale, non è la società è fatta da tanti io che non sono morali, perché ciascuno di noi il suo contributo lo può dare molti. Ha ragione, la ringrazio di questo appunto che adesso vi segno. Grazie. Allora, io innanzitutto la ringrazio perché il suo intervento mi aiuta ad essere una persona migliore, sia una madre migliore, un insegnante migliore, perché quello che ha detto è quello che vivo tutti i giorni, in famiglia, a scuola. E la domanda che volevo fare mi ha risposto ora, però gliela faccio ugualmente. Sì. Volevo chiedere che apporto posso dare io, perché come ha detto lei siamo ognuno di noi che dobbiamo, cioè non posso pensare che a scuola è la preside che mi dica quello che devo fare appunto per appassionare gli studenti. Ma io cosa posso fare in famiglia, ma a scuola, perché dove di più vedo questa vedo i cacciatori, vedo i guardiacaccia, e invece voglio che siano di più giardinieri. Questa è la mia domanda. Prego, la domanda è impegnativa, vediamo se me la cavo, perché non è detto che io riesca in qualche maniera a cavarmela. Si sente? No. Si sente? Si sente. Come fa ad appassionare? Beh, intanto lei è appassionata al suo lavoro? E questa passione lei come la trasmette? Per esempio, se vede, lei in che classe insegna? Allora, io insegno nella scuola primaria. Quindi sono i piccoletti, i piccoli. Oh. Sì, quindi sono quelli, sono i bambini, insomma, quelli piccolini. Per esempio, che io le chiedo, i bambini delle sue classi, nei bambini delle sue classi è molto, per esempio, è molto praticata la lettura? Allora, e se lei si avvicina oppure scendo io? No, vado io, professoressa. Vediamo un po'.
Allora, io quest'anno sono stata su varie classi perché ho fatto potenziamento. Sì, sì, però si diventa più qua. Ecco, per, posso parlare per gli altri anni, perché comunque sono 20 anni che sono precari. Anche loro ascoltano. Sì. Allora, no, volevo dire questo. No, non è abbastanza praticata. Quindi io faccio il mio meglio, ma il mio piccolo, perché appunto non sono ancora... Non è solida, cioè non è stabilizzata in un posto. Quindi non posso fare tanto. Però voglio dire, ecco, per esempio, una cosa che noi abbiamo, ciò che impoverisce il soggetto, come dicevo prima, è la dimensione della consapevolezza che si acquisisce, per esempio attraverso dei bellissimi libri di testo, ma anche dei bellissimi racconti, ma anche delle bellissime favole. Le chiedo, i ragazzini che lei contatta, ha notato le loro posture, il loro sguardo? È attenta a questi elementi? Ecco. Sì, sì. Allora, per esempio, lei ha colto se questi ragazzini hanno lo sguardo attento nei suoi confronti? Allora, sono distratti? Sono distratti e sono quello che le ha detto prima, cioè che non hanno un posto in questo mondo, si sentono, non mi ricordo il termine, un po' spaesati, dislocati. Io li vedo così. Io ad esempio negli ultimi due mesi, per due volte a settimana sono stata anche con 10 bambini ucraini. Sì. Allora loro li vedo dislocati, ma perché c'è un motivo serio, certo. Ok? Ma io quando vado nelle altre classi per i bambini del mio paese, dei paesi limitrofi, sono comunque dislocati, però non hanno le problematiche dei bambini ucraini, quindi mi fanno stare male, mi fanno soffrire. Uso questo termine perché è proprio quello che sia i bambini ucraini che loro. Quindi allora, non è che di più o meno, è uguale per me. Sì, verosimilmente questa bulia che hanno questi bambini, perché se forse probabilmente la psicologa presente ne sa più di me, tu vorrebbe dire cose molto più precise. Sono ragazzini abulici in qualche maniera, perché verosimilmente non hanno ancora attivato delle loro particolari curiosità. Bisogna incuriosirli. Ma come ripeto, bisognerebbe anche verificare quello che questi ragazzini fanno in casa, perché se sono solo così socializzati dalla televisione oppure dai loro tablet, perché si già usano, allora è difficile che si incuriosiscano ad un altro. Allora io il suggerimento che le do, per esempio, che ho trovato che forse può giovare, è quello di invitarvi ad una lettura costante. Per esempio nel leggere si accorgerà in modo vistoso che probabilmente molti non sanno più leggere. Io, alcuni miei studenti universitari non sanno leggere perché non sanno rispettare le pause, non sanno cosa significhi l'uso della punteggiatura, insomma hanno dei problemi seri che vengono da lontano. Che vuol dire? Vuol dire che non hanno mai letto. Nelle scuole io non so se si faccia ancora il dettato. Il dettato era utilissimo, perché nel dettato poi venivano fuori degli autentici deliri se uno non aveva detto bene, che uno non capiva più niente. Queste cose erano dei meccanismi molto semplici che però creavano delle silhouette abituate a certe, intanto a parlare bene, a usare la punteggiatura, a ripetere quello che si fare il dettato era il dettato e anche il riassunto di quello che si scriveva. Alcune colleghe che hanno i nipoti 10-11 anni e che pare vadano di più, 12 anni, che vanno alla scuola media, parlo di Roma, pare che abbiano 9 in italiano, e questi usano ad esempio gli apostrofi in modo molto disinvolto. Allora, come fa un maestro a dare 9 se quello mette l'apostrofo come può, per esempio? Allora non lo sa manco lui probabilmente, cioè questo è il problema. Allora, lei mi diceva, i bambini ucraini sono dislocati, chiaro, gli altri più che dislocati, forse sono imbambolati, cioè hanno impigrito le loro risorse intellettive, che a quell'età sono potentissime, perché nessuno li stimola, perché ci hanno tutto, vede, si cresce anche
quando ci si imbatte in urti, perché se tu non trovi l'ostacolo e c'hai il genitore capostazione, perché molte volte dei genitori sono i capostazione, decidono loro la prima volta e intervengono, allora il genitore che interviene sempre e che non consente al piccolo di fare i suoi sbagli è un genitore deleterio, però lo fa o perché crede che quello sia il ruolo migliore, lo fa per pigrizia. Per esempio, il genitore che dice sempre sì è un cattivo genitore, perché il ragazzino deve conoscere anche il no, perché si deve confrontare con lo Stato. Se questo non si fa, è chiaro che il ragazzino viene su molle e viene su come se uno cercasse di inchiodare un budino a una parete, non lo pigli più, proprio la stessa cosa, cioè lei avrebbe difficoltà. Non lo so se è azzeccata la cosa, perché è difficile poi riprendere. Io ho avuto anche studenti stranieri all'università, romeni e albanesi. Posso dire una cosa, erano migliori dei miei, perché erano quelli che volevano confrontarsi con gli altri, proprio perché provenivano da realtà altre, che erano meno carezzevoli, si sono scontrati con gli urti, e allora erano più solidi. Io ho trovato bravissimi questi ragazzi, bravissimi anche negli atteggiamenti premurosi nei confronti degli altri, mentre gli altri erano impigriti, questi no, questi erano accorti. Io mi ricordo che una volta portavo un cumulo di testi, non si è mosso nessuno, sono mossi due albanesi, cioè, la possiamo aiutare, ecco, a me quel fatto ha colpito, perché è possibile che non ce ne fosse uno a dire vabbè, questa veramente era una scatola di testi, si sono mossi due. Qualcuno potrebbe dire lo fanno perché si voglia ringraziare il professore, no, perché io mi scordo le facce degli studenti e quindi è sicuro che le avrei dimenticate. Non è questo il problema, è che noi dobbiamo cercare di accompagnare in modo razionale, uso intenzionalmente il termine razionale, perché noi siamo invece più portati a curare l'emotività. L'emotività è un elemento che serve, ma se non è accompagnato da una consapevolezza critica di quello che facciamo, succedono le cose più stravaganti. Allora questo spiace, io capisco che lei si dispiaccia quando si accorge che in un caso certi comportamenti sono il portato di eventi difficili, e dall'altra parte che invece è come se ci fosse un corpo senza muscoli in qualche maniera, e noi dobbiamo creare proprio, attivare la muscolatura, ma si fa anche attraverso, ripeto, attraverso la cura, che anche perché il bambino capisce se uno li invita a ragionare, non è vero che non seguono, seguono come. E poi dopo le cose vengono fuori, però il problema è che il più delle volte i genitori non solo sono adolescenti, ma il più delle volte sono anche molto frettolosi, un altro elemento che domina nella realtà familiare, e anche il disorientamento che può verificarsi non frequentemente, ma in molti casi sì, quando esistono i cespugli familiari in cui, per esempio, per la prima volta nella storia un bambino può avere non quattro nonni, ce n'ha otto, perché se il genitore si separa e poi intervengono dei collaterali diversi, questa c'è una famiglia a cespuglio di tipo orizzontale in cui non c'è nessuno che elemento verticale. L'elemento verticale serve perché è quello che in qualche maniera ti rinforza in ciò che tu puoi fare nella tua sfera etica. Se tu invece è tutto, qualcuno dice mi fa piacere, i miei genitori sono divisi, mi va bene perché così io ho più vacanze da fare. Poverello, sì, era una compensazione, però sta messo male la creatura. Però il problema è quando in una stessa classe in cui ci sono molti bambini, ripeto, tolte le separazioni, di divorzi sono essenziali perché si creano delle situazioni ingovernabili, ma quando uno dice al proprio genitore nella mia classe ci sono tutti divorziati, voi due quando vi divorziate, visto che io sono l'unico rimasto in questa classe, beh, allora
la cosa non va più bene, perché vuol dire che la situazione, diciamo, di turbolenza è diventata norma e invece la norma è diventata devianza. Beh, allora là c'è qualcosa che non torna, e allora bisogna cercare di far capire queste cose, perché per capire non lo sto inventando al momento, cioè sono cose che mi sono capitate. E quindi voglio dire, ci sono queste situazioni. Lei, io, secondo me la lettura diventa un elemento fondamentale, perché là lei vedrebbe intanto in che condizioni sono, se hanno capito, e soprattutto se sanno ripetere, perché quella è la cosa importante, perché molte volte la capacità di sintesi e di esprimere un giudizio di senso compiuto è piuttosto difficile, dico anche tra adulti, però. Non so se ho risposto, spero di sì. Grazie. Prego. Ci sono altre domande? Sì. No. Chiedo scusa, volendo riassumere, che voi faccia la domanda, in cui abbiamo una moltitudine di isolati, di individui, buttati in uno spazio e in un vuoto, che oscillano tra il senso onnipotenza e una costante impotenza. E qui andrebbe ripresa tutta la riflessione, a mio avviso giusta, fatta che all'inverso sulla tecnica, che è necessaria, ha portato a un certo punto a perdere il senso del limite. Per cui ognuno, vediamo un momento in cui ognuno pensa di farsi le proprie norme, per esempio. Si è perso il senso della comunità. Però come uscirne? Perché io non credo che questo sia un capriccio delle persone, è un processo. Iniziato dalla necessità della tecnica, che viene quando l'uomo viene sbattuto fuori dal paradiso, dovrà sudare e quindi dovrà inventarsi qualcosa per sopravvivere. Non ho capito. Il cristianesimo ancora. E quindi questa ha portato poi a un certo punto, qui concordo che all'inverno, che non è tanto l'uomo che più utilizza la tecnica, ma non è il processo tecnico che determina i nostri tempi. Perfetto. Venga qua, così lo dice lei. No. Il problema è come uscirne. Il problema è come uscirne. Bene. Io non credo che se ne può uscirne con, facendo un appello al singolo individuo, che potrebbe avere una doppia, insomma non funziona. Potrebbe avere sì, dei risultati anche modesti. Non sono modesti, ma rischia di colpevolizzare ciò che non. Di superficializzare. Bravo. Il problema. Bravo. Io ritorno alla politica, questo è il punto. Okay. però, perché nello stesso momento l'uomo vive questa dimensione dell'impotenza, sì. Dell'impotenza, scivola nell'impotenza. Siccome però l'uomo è tutto configurato all'interno della tecnica, c'è un mondo a lui sconosciuto, quindi queste creano una contraddizione insanabile, che soltanto un progetto lo può risolvere. Il problema è oggi però che c'è tante esigenze di politica, ma allo stesso tempo la politica ha servito la tecnica. Qui non so come uscirne. Io però lo concludo, io sono convinto che viviamo un'epoca della catastrofe. Che poi si può anche ricominciare, la guerra lo insegna per questo. Perché i nostri processi hanno delle regole e i nostri desideri a volte lo vanno a coprire, ma sono impotenti. Io come uscire non lo so, però ci vuole, si ritorna all'esigenza della politica, nello stesso tempo però è difficile la politica. Non è detto che se ne esca. Beh, allora cerco di rispondere. Intanto io la ringrazio per la domanda che lei ha fatto, che è molto interessante e soprattutto ha colmato dei vuoti nel mio dire. Il primo vuoto che lei ha colmato è chiarissimo, è questo. Allora, la tecnica, l'Homo Faber e l'Homo Sapiens sono due facce della stessa medaglia. Noi adesso però abbiamo occultato il volto Sapiens e abbiamo esaltato quello dell'Homo Faber. E soprattutto abbiamo attivato un processo in base al quale la tecnica non viene più intesa come uno strumento nelle mani dell'uomo, ma come il fine dell'azione umana. Quindi noi abbiamo delegato alla tecnica anche in qualche modo la nostra umanità. E lo dico con condizioni di causa, perché la tecnica è importante, la tecnologia è fondamentale, ma non può ovviamente sostituire
la ragione non può sostituire l'emozione, non può sostituire quelli che sono gli elementi caratterizzanti dell'uomo. Ma noi ci siamo caduti in pieno, noi abbiamo tutti artifici, pensate a internet, molti fanno le tesi su internet, allora internet è ritenuto come una sorta di Moloch onnipotente, sapiente, che può rispondere a tutto. Non è vero, non è vero, perché certe volte dice pure cose sbagliate, non è vero, però uno se ne accorge subito. Se uno legge un libro, fa una ricerca in biblioteca o si limita semplicemente a muoversi all'interno di uno schermo. E quindi questo problema della tech è un problema molto importante, perché noi rischia proprio di scompaginare l'umanità dell'uomo, perché noi attribuiamo alla tech a ciò che invece dovremmo sottoporre a vaglio critico nostro. Secondo elemento che lei ha detto, ha parlato della comunità, è vero, è scomparsa la comunità nell'accezione con cui noi intendevamo la comunità. Oggi le comunità sono o comunità fittizie o, come dice sempre Bauman, delle comunità guardaroba. Ecco, quella di stasera potrebbe essere una specie di comunità guardaroba, io spero di no. Cos'è la comunità guardaroba? È quella nella quale tanti soggetti convergono in un posto, per esempio per seguire uno spettacolo, per vedere che so, un programma particolare, e se ci fosse l'inverno ciascuno di voi avrebbe lasciato in guardaroba il proprio cappotto, il proprio soprabito, la propria pelliccia, non so. Poi uno conviene nella sala, si sorride o si piange a seconda di ciò che viene proposto. Quando finisce lo spettacolo ciascuno riprende il suo cappotto, la sua mantella, la sua pelliccia, e ciò che è avvenuto prima non ha più senso. Cioè la comunità nell'accezione reale qual è? È un senso di appartenenza, cioè è il senso del noi, il senso della comunanza. Ma quando si vive in un universo che è sempre più singolarizzato, in cui ciò che fa grado non è il noi ma è l'io radicale, tra l'altro, è chiaro che scompare completamente la comunità e scompare ovviamente anche la capacità di fare dei progetti. Ecco perché lei fa riferimento alla politica. Allora posso dire una cosa, adesso non mi insultate se c'è qualche politico, tanto non sono venuta con la macchina mia, quindi il buco della gomma non è detto che ci sia. Ma scusate, ma la politica è una cosa molto seria. Oggi noi assistiamo tante volte alla politica ridotta a colpi di anche 140 battute, cioè si danno messaggi, sì. Quella politica. Cioè io mi ricordo che ero piccola, ero bambina, e si seguiva la tribuna politica, cui c'era uno che parlava, un altro, poi c'era. Adesso quando si assiste a una convention, gente che si insulta, gente che dice male, gente che è risso, cioè è la rissa, allora non c'è neanche più l'interpretazione del ruolo, perdonatemi. Perché il politico dovrebbe avere un ruolo che va dall'abito con cui si presenta, al lessico che usa, alle argomentazioni che propone. Posso dire una cosa cattiva? Oggi non ci sono più i partiti, ci sono le consorterie. E lo dico con cognizione di causa, perché lo credo. Perché certe scelte politiche che servono solo ad avere voti, significa anche fare un danno allo Stato-Nazione. Dicevo prima che la globalizzazione ha eliminato gli Stati-Nazioni, ma gli Stati-Nazioni non ci stanno più. Vedete che qualche volta quando uno, io non so se ieri il 2 giugno molti di voi si siano commossi a vedere la sfilata del 2 giugno, io mi sono commossa, forse perché sono sciocca, forse perché non lo so, sono così, c'ho l'emozione facile, no, io mi sono commossa perché rivedere tutto quello di cui questa nazione è capace e vederla però solo episodicamente e non avere rispetto anche delle forze dell'ordine, per molto tempo hanno subito del grosso discredito, diciamo la verità.
io ho fatto facevamo delle indagini anche a Roma su come venivano lettere le forze dell'ordine, il periodo in cui si gambizzava la gente, in cui insomma era un'Italia tormentata, e questi erano sempre i peggio trattati. Ora rivedere quelle cose a me ha ridato un senso di appartenenza, ma ce l'abbiamo il senso di appartenenza? Vedi che la parola patria non si usa più, vede che il tricolore si sventola solo quando uno fa le partite di calcio o quelle di... Insomma, guardate, queste cose io le trovo fuori luogo, perché quelle sono un simbolo. Ecco, un altro elemento che noi abbiamo perso è la capacità simbolica degli spazi che abitiamo, di quello che siamo. Il simbolo non è un elemento provvisorio, epidermico, superficiale, è un elemento di sostanza. Io prima parlavo della cittadinanza attiva, noi ci riteniamo buoni cittadini solo perché, per esempio, paghiamo le tasse. Quanti sono gli evasori? L'evasore è inteso come un dritto, è un cretino quello che si attiene alle norme. Diciamo la verità, io riesco a fare, faccio il nero, che fai? Cioè, che vita è quella che fa sua la logica del sotterfugio, soprattutto della una forma di malandrinaggio, tutto sommato. Non sta bene quello che può avere la faccia pulita e che ha lo sguardo alto e che può parlare a voce alta perché si accorge che di nei non ne ha, tranne quelli che ti può levare il dermatologo quando escono. Scusate. Questo è un fatto culturale. A questo tipo di cultura, pur con tutte le... non è che fa la retorica del buon tempo perduto, perché c'erano situazioni molto pesanti e molto dure, però certe cose c'erano. E certe cose erano utili, perché quando io indosso una divisa, io posso indossare la divisa quando vado all'università e non indosso la toga, ma c'ho solo un vestito. Però se io vado all'università con i bermuda e il preside di facoltà consente che uno d'estate vada in bermuda, è un cattivo preside, vuol dire che allora il significato simbolico di quello spazio è perso. E allora tutto diventa sciatteria. E allora che progetto può fare il giardiniere? Nessuno. Però noi ci appoggiamo alla tecnologia che ci aiuta, che ci dà tutta una serie di supporti, e crediamo di essere onnipotenti. In realtà non siamo onnipotenti, siamo fragilissimi. E la fragilità deve essere letta come una virtù, non come un disvalore. Noi fino adesso la fragilità l'abbiamo letta come un disvalore. Il periodo del Covid dovrebbe averci insegnato che la fragilità è un valore, perché è proprio quella che ti consente, tenendo fermi certi tuoi punti di orientamento, e andare avanti. Proprio quello, perché durante quel periodo tutti siamo diventati fragili. E allora quella che prima ritenevamo soggetti di seconda categoria, perché erano più fragili per motivi di età, per qualche problema personale, per la solitudine che vivevano, per tutte queste cose, la fragilità ci è arrivata incontro e ci ha messo di fronte alle sue parole, ai suoi messaggi, e al fatto che noi dobbiamo intenderla come un valore, perché è la fragilità che può ricostituire quella comunità solidale cui lei faceva riferimento. Perché se noi dimentichiamo questo periodo, perché un altro elemento fondamentale è che siamo fortemente smemorati, noi dovremmo invece ricordarci, e ricordarcelo bene, perché questo dovrebbe insegnarci a camminare meglio, dovrebbe insegnarci ad allevare la vita, dovrebbe insegnarci ad essere degli invitati della vita, come dicevo prima. Cioè, tante cose. Questo è un periodo che dal punto di vista di chi fa analisi sociale è fertilissimo dal punto di vista degli spunti. Uno d'altra volte non c'è il tempo per andare a indagare bene, ma è fertilissimo. Il problema è che però rischiamo a un certo punto di girare pagina e di scrivere di nuovo dei vissuti che hanno poco senso. E quindi io quello che credo che andrebbe fortemente tutelata è proprio la storia, perché io non so quanti di voi leggano i libri di storia, quanti di voi si appassionino alle indagini storiche, ce ne sono di tantissimi tipi, che veramente avvicinano a quello che noi siamo. E quando uno si accorge che oggi nel 2021 ciascuno di noi a caso
in una comunità bella come quella che io posso definire tale, perché da un sacco di tempo che mi state qui ad ascoltare, che ha un bellissimo castello e che dalla quale si annusa la civiltà. Noi siamo il prodotto di quelli che ci sono stati prima, di quelli che hanno fatto delle cose prima di noi, di quelli che sono anche lontani di noi, ma che hanno contribuito a rendere questa sfera azzurra che è la nostra terra una realtà bellissima, che noi dovremmo essere chiamati a tutelare, ma fino in fondo, ciascuno di noi, richiamando anche chi fa le norme, fa le leggi, chi governa, in qualche maniera a rispettare la sua funzione. Perché ripeto, finché viene praticato e soprattutto vengono vezzeggiati gli atteggiamenti che aggirano le regole, la regola, altro elemento che non si può citare, ma senza regola non esiste società. Non esiste società, la regola c'è perché è l'elemento normativo che ci permette di non essere accoltellati per strada, perché pensiamo a una città come questa che è piena di vicoletti, voi potete girare di notte, nessuno sarà appostato a darvi una coltellata come poteva succedere nel Medioevo, per esempio, perché lì c'erano altre norme. Le regole servono a rendere governabile la realtà. Ce la facciamo? In una società democratica noi abbiamo il voto, possiamo scegliere la persona che meglio ci rappresenta. Certo, c'è molto da lavorare in quel senso e io credo che molte donne che oggi sono entrate in politica, io confido molto nelle donne, non per motivi così di appartenenza di genere, ma che credo che le donne, non me ne vogliano i signori presenti, hanno una marcia in più, sapete perché? Perché sono costruite per la vita. Allora, se sono costruite per dare la vita, sono anche costruite per allevare la vita. E allora, allevare la vita si può fare in mille modi, a scuola, a casa, nel lavoro, in politica, facendo le più svariate professioni. Significa condire la vita di premura e di attenzione. E chi sa allevare la vita sa anche essere premuroso. Basta poco a creare un ambiente accogliente, basta un sorriso, basta una stretta di mano. Vedete, le mascherine hanno nascosto una delle parti più importanti del volto, che è il sorriso. Ecco, allora riscopriamo l'importanza di quello che siamo, guardiamoci dentro, ciascuno di noi ha qualcosa da dare, non è un fatto retorico, io ne sono convinta, ciascuno di noi può, con una frase gentile, con un atteggiamento premuroso, con la cura delle piccole cose che fa. Io mi accorgevo, qua chiudo, all'università, i nostri baristi del bar dell'università erano tutti studenti, molti studenti andavano, pigliavano le cose, lasciavano sui tavoli, buttavano le carte in terra, eccetera. Con qualche collega abbiamo detto, noi tutte le volte che ci sediamo poi pigliamo la nostra tazza di caffè e la riportiamo al banco, accostiamo la sedia dove stava. Ma dopo un po', sapete che qualcuno di questi faceva la stessa cosa? Ecco, allora l'esempio diventa fondamentale. Oggi l'esempio non ce l'abbiamo, non lo proponiamo quasi più, e se uno fa una cosa negativa perché non segnalarla garbatamente? Io mi trovavo una volta in Austria e ho dato da mangiare, no, mi ero cadute le briciole, ho visto che c'era un piccione. Allora dico, adesso gli do qualche altra bricioletta. Cioè, è arrivato un signore, io non conosco il tedesco, credo che mi abbia insultato, perché mi ha detto in modo proprio vistoso, se capite, era incattivito, cioè che il cibo non si dà perché si sporca la vita. Io ancora me lo ricordo, sono andata, a quell'epoca avrò avuto 22 anni, adesso ce n'ho 75, me lo ricordo ancora, mi ha insultato, ha ragione. Infatti, se noi andiamo in quei posti, in certi posti, anche i prati sembrano pettinati. È vero che troppo pettinati, tante volte uno dice, beh, una cartaccia adesso la butto per dare un colpo di vitalità all'ambiente. Il problema è che quando le cartacce le buttiamo troppe, poi viviamo in un ambiente che è invivibile. Grazie, io non so se le ho detto. Allora, avete detto.
Ci sono altre domande? Mi dicono male, adesso se mi uccidono. No, assolutamente. Vede, c'è un signore già con le mani così che è pronto per scattare, e ha ragione. Ok, allora professoressa, noi la ringraziamo veramente di cuore perché ha arricchito, riprendendo una sua frase, questo ambiente questa sera. Sicuramente ci lascia delle riflessioni molto molto importanti. Ognuno di noi avrà la facoltà di svilupparle, di farsi un proprio punto di vista, e secondo me la cosa importante è proprio questa, quella, come diceva, di accettare comunque la situazione che stiamo vivendo, cercando di accettare le fragilità, le nostre paure e quant'altro, ma cercando anche di rimettere un pochino al centro il rispetto dell'altro, dell'ambiente, quindi dei ruoli, innalzare il senso di responsabilità, in poche parole ridiventare in qualche modo cittadini attivi, e questo lo si fa prima di tutto avendo cura dell'altro e del territorio in cui viviamo. Noi la ringraziamo profondamente, io personalmente veramente di cuore, sa quanto ci tenevo a questo incontro con lei. Ringrazio tutti voi per la presenza, perché c'è stata, ecco, una dimostrazione del fatto che organizzare un evento culturale con delle persone che sicuramente ci lasciano qualcosa e ci arricchiscono, ne vale sempre la pena. Quindi grazie veramente di cuore a tutti quanti. Grazie, e grazie a lei. Grazie, grazie. Che meraviglia, vedete il dettaglio, la cura del dettaglio, tutte sfumature di, ecco, questa fa la differenza, è una cazzo di un bel posto. Grazie, 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 grazie a voi.